prima persona che parlerà oggi, Manuel Agnelli, degli Afterhours, il quale ha lasciato la figlia a casa con la broncopolmonite ed ha accettato di venire a parlare qui oggi con noi. È una persona, Manuel, che a ogni concerto solleva in alto la sua agenda rossa, ha avuto il premio agenda rossa da noi per il suo impegno, e così fa arrivare a ragazzi che forse l'agenda rossa non la vedrebbero mai nella loro vita, fa arrivare questo punto interrogativo sulla storia della nostra Repubblica, sulla storia del nostro paese. Manuel, ciao a tutti, buongiorno. Credo che molti di voi hanno già l'agenda rossa che mi sono portato e mi porto spesso in giro, anche quando io sono musicista, anche quando suono, spesso leggiamo dei brani e volevo leggerne uno anche oggi che mi sembra particolarmente significativo, anche se molti di voi lo conoscono, penso che altri lo possono apprezzare. È un brano di Salvatore Borsellino. Da 16 anni, dal 19 luglio del 1992, i manovratori delle luci hanno fatto calare le tenebre attorno alla scena della strage. Sono rimasti solo i riflettori accesi sul numero 19 di Via D'Amelio, con una luce forte, accecante, in maniera che gli occhi colpiti da quella luce non riescano a distinguere quello che succede attorno, in mezzo alle tenebre. Buio sul castello Utveggio, sul via dell'autonomia siciliana, buio sul golfo di Palermo, sull'Arenella, sull'Acqua Santa. Le tenebre coprono tutto. Si può solo sentire ogni giorno, alle 17, il suono delle sirene che arriva da via dell'autonomia siciliana, le macchine blindate che sbucano d'improvviso da quelle tenebre in una via che dovrebbe essere sgombra, dove dovrebbe essere vietato fare sostare le macchine, e che invece ne è tanto piena che una volta entrati se ne può uscire solo a marcia indietro. Ogni giorno alla stessa ora il giudice scende dalla macchina lasciando la sua borsa di cuoio sul sedile posteriore. Deve solo suonare il campanello della casa di sua madre e dirle di scendere perché deve accompagnarla dal cardiologo. Tutti gli uomini e l'unica donna della sua scorta scendono insieme a lui e gli si fanno intorno. Non hanno che il loro corpo per proteggerli. Il giudice suona il campanello e non si capisce se riesce a pronunciare qualche parola prima che l'esplosione di centinaia di chili di tritolo, anzi di Semtex, l'esplosivo usato dai militari, scateni l'inferno. Antonino Vullo, l'autista della macchina del giudice, è restato dentro l'auto. Sta facendo la manovra per essere pronto a ripartire appena il giudice ritornerà, tenendo per il braccio la madre. Un'onda di calore lo sbalza all'indietro, ma la macchina è blindata e resiste all'onda d'urto. Ogni giorno, alla stessa ora, scende ferito e intontito dalla macchina e camminando sotto i piedi delle cose molli, sono i pezzi dei suoi compagni. Cammina con i piedi in mezzo alle pozzanghere, è il sangue dei suoi compagni, del suo giudice, insieme ai quali da allora continuerà a desiderare di essere morto, per non dover rivivere ogni giorno ed ogni notte nei suoi terribili sogni sempre la stessa scena. Il giudice viene tagliato in due, il troncone del suo corpo viene sbalzato tra quel che rimane della cancellata e la facciata crollata del palazzo. Dei corpi dei ragazzi che lo proteggevano non rimane quasi nulla. Una mano vola ogni giorno in alto in una sequenza senza fine e si ferma su quello che è rimasto di un balcone del quinto piano. La madre del giudice sa che è scoppiata quella bomba, che tutti sanno da 2 mesi, servirà per eliminare, dopo l'altro giudice, anche suo figlio. Ma per pietà il suo cervello le fa credere che siano scoppiate le tubature del gas. E allora a piedi nudi corre per le scale, cerca di arrivare all'esterno, scende per 4 piani in mezzo alle macerie, alle vetrate distrutte, ma arriva giù senza un graffio. Forse suo figlio, prima di andare via per sempre, la prende in braccio e la porta giù dolcemente, e quando passa vicino al suo corpo le chiude gli occhi per non far vedere quello che è rimasto di lui, quello che è rimasto di Emanuela, di Agostino, di Claudio, di Vincenzo, di Valca. in ospedale dove la porta un pompiere che la raccoglie dalle braccia del giudice, gli dà di non aver visto niente di quell'inferno che c'era davanti al numero 19 di Via D'Amelio, di non aver visto il corpo di suo figlio, di non aver visto il sangue che riempiva la strada. Ogni giorno alla stessa ora qualcuno del castello Utveggio vede distintamente il giudice che sta per premere il pulsante del citofono e preme il pulsante del telecomando che scatena l'inferno. Il castello ora è immerso nelle tenebre, ma da lassù l'ingresso del numero 19 di Via D'Amelio si distingue chiaramente, illuminato dalla luce accecante dei riflettori, ed è facile sincronizzare il comando al momento in cui viene premuto il campanello e non lasciare scampo al giudice e agli uomini della sua scorta. Ogni giorno alla stessa ora il capitano Giovanni Arcangeli si avvicina alla trama blindata del giudice e prende la borsa di cuoio che contiene l'agenda rossa, o è qualcuno a porgergliela. In mezzo alle fiamme e al fumo non si distingue bene, ma poi si allontana con passo sicuro, guardandosi intorno, verso via dell'autonomia siciliana, dove c'è qualcuno ad aspettarlo. Quell'attentato è stato preparato anche per poter avere in mano quell'agenda. Nell'allontanarsi dalla macchina calpesta gli stessi pezzi di carne, lo stesso sangue che ha calpestato l'agente Vullo, ma dal suo viso non traspaiono emozioni. Forse è un preciso incarico da compiere, è come essere in guerra, e in guerra le emozioni devono essere controllate. Arriva in via dell'autonomia siciliana, ma qui le luci dei riflettori che illuminano la scena della strage non arrivano. C'è il buio assoluto. Vediamo solo, ancora sopra la luce dei riflettori, qualcuno che un'ora dopo riporta la borsa, ormai vuota di quell'agenda che potrebbe inchiodare gli assassini del giudice e chi aveva interesse ad eliminarlo. Sono passati 16 anni e ogni anno, al 19 di luglio, arrivano i padroni dei tecnici delle luci, portano delle corone, le appoggiano alle cancellate, si fanno fotografare e intanto sorvegliano che tutto vada come previsto, che i riflettori siano sempre accesi con la loro luce accecante sul luogo della strage e che tutto intorno sia tenebra. Bravo! Grazie Manuel, grazie. Continua a portare per pagare il rosso ai ragazzi che ascoltano la tua musica e che in questa maniera si domanderanno se vorranno delle domande. Grazie davvero, grazie.